E fu così che ci mettemmo 10 anni a montare un passeggino. Ah, sono arrivate le cose dei Che carino! Questo è il cuscino per la culla. Questa è la sediolina per il tavolo. Di qua abbiamo il passeggino, penso. Lì c'è la culla, il materasso della culla, il seggiolone e questo è il seggiolino per la macchina. È anche mia. Amore, pure tu c'hai delle cose. Sì, che cosa sono queste cose? Le cose nuove? Sì, non mi interessa, voglio giocare. No? Tita! Aggiornamento pancia, sempre con le cose dietro che voi fate finta che non vedete. Eccola qui, cresce sempre di più. Siamo arrivati a 8 mesi e mezzo praticamente. Oggi è l'11 di dicembre e quindi siamo quasi in dirittura di arrivo. Spero. Vedete come sono fashion con le scarpe di mio marito da Lecce e che le ho regalato, ma che mi frego sempre io. Zampa. Io nel frattempo sto facendo dei lavoretti natalizi. Guardate che carina questa tenda! Mi sono appassionata al panno Lenci quest'anno. Qua c'è un pochino, lo devo sistemare. Perché ho fatto il fiocco per il bimbo. E quindi mi sono poi dedicata alle decorazioni, mi sto dedicando anzi alle decorazioni natalizie, anche se sono le prime e non sono perfette, lo so. Però adesso ho stampato altre decorazioni come carta modello perché voglio fare la ghirlanda da regalare e delle ghirlande per casa, praticamente delle decorazioni per casa. Ho fatto anche, vi faccio vedere questi. Sempre da mettere sulle decorazioni e delle campanelle che vi mostro dalla parte di dietro perché davanti è top secret. E quindi niente, queste decorazioni poi andranno su delle corone per decorazione. E quindi niente, sto facendo queste cosine qui anche perché adesso essendo più libera pomeriggio o la mattina posso fare queste cose, poi non andiamo da nessuna parte con il Covid, quindi qualcosa devo pur farla. Allora, new entry a casa, l'asciugatrice finalmente, lei che deve sempre passare ovviamente, l'asciugatrice che è in funzione, quindi se sentite rumore è lei, ed è la Beko modello Dry 800 qualcosa, non mi ricordo. Però adesso è qui in cucina, però poi andrà sistemata dove c'è la lavatrice. Dobbiamo solamente spostare gli attacchi della lavatrice perché dobbiamo girare tutto.
altra new entry appena montata da papà, che grazie a Dio mi dà sempre una mano, sono queste mensole, che se vi ricordate bene il home tour, quando vi faccio vedere insomma la mia cucina, erano bianche. Ho deciso adesso invece, di dopo 2 anni, 3 anni quasi che vivo qui, di trasformare un po' la cucina e di renderla bianca, perché la base è bianca, però dargli dei tocchi di legno. E quindi queste mensole le ho appena prese. E poi ultimo ma non ultimo, adesso le sistemo perché le ho appena abbiamo appena montate, le mensoline queste qui rettangolari, guardate che carine, che praticamente ho sistemato qui tra il muro, tra l'applique e la finestra. Poi sulla grande parete, quella praticamente appena entro in cucina, voglio fare una specie di mega ultra super composizione di quadri, però quadri più rustici, sempre sul legno, tipo come se fosse, vi metto se caso voi qualche esempio durante il video, perché volevo fare insomma qualcosa, perché come vedete la parete è grandissima, perché è alta 4 metri, vedete non finisce più, ed è lunghissima, cioè guardate, è veramente veramente lunga, quindi devo fare qualcosa per riempirla. Sto iniziando, anzi in realtà ho già finito di sistemare la valigia per il parto. Se vi interessa un video vi faccio vedere tutto. Ho appena comprato questo, che mi sono resa conto che avevo ciucci ma non avevo il portaciuccio, e poi qua ho messo tutte quante già le tutine del piccolino. E poi, vabbè, qui sono sempre i vestiti che vi ho mostrato, e direi che è arrivato il momento di svelarvi il nome. Siamo pronti, anche con il mio brufolino che non c'è mai stato per tutta gravidanza, dovevo uscire proprio adesso, vabbè, detto lì. Quindi vi dicevo che non sapete ancora come si chiama il piccolo, ma visto che è quasi nato, ve lo dico, così vi faccio vedere anche le altre cose che ho fatto con le mie manine, perché finché non sapete il nome non posso svelarvi tipo le bavette, le cose che vi hanno regalato col nome, e quindi di conseguenza è arrivato il momento, credo. Vi svelo solo un pezzettino di fiocco nascita, che poi vi farò vedere. Siete pronti? Francesco. Il mio piccolo, anzi il nostro piccolino, si chiamerà Francesco. Questa l'ho fatta io, quel punto croce che non facevo da una vita, ovviamente sempre giallo rosso per papà per il Lecce, facevo da una vita il punto croce, tipo da quando ero piccolina, e che lo facevo a scuola, mi ricordo, e mi sono cimentata in questa occasione per appunto riprendere un po' questi lavori manuali che ho perso poi negli anni, e mi piace veramente tantissimo. Quindi ovviamente le cose che sto personalizzando, tipo anche parte del fiocco, sono tutte quante con la scritta, ovviamente, Francesco. Quindi sapete che adesso il mio bimbo si chiamerà Francesco, e non vedo l'ora di vederlo, perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. Quindi qualche mamma che è qui sotto e mi ascolta, mi dia dei consigli su come affrontare l'ultimo mese di gravidanza, perché non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Allora, come ogni anno, qui ho messo la ghirlanda. Ovviamente quest'anno lo sfondo è diverso perché ho tinto, e quindi sembra anche più carino. Sopra ho messo la scritta Buon Natale, di qua qualche decorazione, le luci continuano fino alle mensole nuove, quindi questa è la ghirlanda. Di qua invece abbiamo una new entry, vabbè, questo era il mobiletto dove facevo sempre il presepe qui dentro, ma visto che ho messo le mensole, adesso non vedete molto perché c'è poca luce, devo metterci le lucine dentro. Di qua abbiamo il presepe vero e proprio, quello grande. Ho aggiunto qualche casina quest'anno, e dietro ho messo il cielo, lo sfondo, ed è così. Pastorelli, i re magi là dietro, e qui la natività. Ovviamente non c'è ancora Gesù bambino, da lontano sembra così. Ormai lo sapete che lo faccio sempre qui nel mobile dell'ingresso, anzi del soggiorno. L'albero invece è questo, praticamente non ho aggiunto nulla quest'anno, è sempre
come quello dell'anno scorso, anche perché le decorazioni e il tempo per la possibilità, anzi, di andarle a prendere scarseggia, anche perché è abbastanza pieno, quindi sovraccaricarlo ancora di più non mi va. Al massimo penso dell'anno prossimo di cambiare colore, anche se mi piace tantissimo di questo colore. E secondo me un albero rosso e dorato a casa mia non ci starebbe, visto che comunque un ambiente moderno. Lo vorrei fare tutto a bianco l'anno prossimo. Non lo so, non lo so. Le lanterne giù, un regalino che ancora devo incartare poi gli altri. Quindi è questo qui. E niente, queste sono le mie decorazioni di Natale. Devo metterci ancora la pallina per il bimbo. E la devo fare ancora, ma c'è tempo. Nella cameretta barra studio, ormai, perché camera del bimbo barra lo studio, ho messo queste decorazioni di Natale che abbiamo fatto tanto tempo fa sul canale, forse 2-3 anni fa, se trovo vi lascio il link, e le ho sistemate qui sulla cassettiera di IKEA. Vabbè, qui abbiamo già il passeggino smontato perché ovviamente è ingombra. Il fasciatoio, vi devo fare il video su come l'ho sistemato, e i peluche che attendono di essere rinfrescati in lavatrice, e poi li metterò lì appena mi arriveranno, appena papà mi mette le mensole e mi arrivano gli sticker, e la decoriamo insieme questa parete. Di qua invece ho sistemato il mio alberello, che se non erro abbiamo fatto insieme l'anno scorso, non vorrei sbagliare, o 2 anni fa. Lì ho messo la candelina sempre di Natale, e qui le stelle di Natale. E giù ho messo una candelina sempre. Io mi metto a cucire, devo finire ancora questo, devo fare un'altra ghirlanda. Il video finisce qui, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo non so quando con un altro video. Ciao!